come è composto un decolorante e come è composta la struttura del capello, quindi la cheratina. Lo vediamo insieme ad Andrea Napolitano, tecnico, tricologo e formatore. Lo vediamo insieme in questo video. Ciao, sono Mirko Lunno e sono fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. E insieme ad Andrea Napolitano, tecnico, tricologo e formatore, nonché mio collega, appunto ci spiegherà quello che sono le composizioni di una polvere decolorante, di un decolorante, e come è formata appunto la cheratina e la struttura di un capello. Ma prima di andare al video ti ricordo che è molto importante che tu ti iscrivi al canale e clicchi sulla campanella, perché è l'unico modo per tenerti sempre aggiornato. Ora andiamo direttamente al video. Ciao Andrea, che piacere averti di nuovo nel mio canale. Come stai? Ciao Mirko, buonasera, è sempre un piacere essere qui con te a dare nuove notizie e informazioni a chi ti segue, insomma. Bene, guarda, sono veramente contento e tra l'altro è piaciuta veramente tanto la registrazione che abbiamo fatto l'altra volta, quindi ho sentito molto parlare di questo. Ora, nell'altro video mi hai anticipato che oggi avremo parlato di due argomenti, tra cui come è composto il decolorante e come è composta la struttura del capello, quindi la cheratina, giusto? Sì, allora oggi entriamo un po' più nel vivo e nel tecnico, perché ovviamente quando parliamo di decolorante, uso del decolorante e quindi di schiariture, ovviamente dobbiamo per forza dare informazioni su quella che è la materia. Ma una cosa, Andrea, scusami, vado ad agire. Ti ho interrotto. Allora, due cose, se no, che proprio me l'ha puntato importanti, perché molte persone me lo domandano, specialmente insomma, diciamo, i nostri colleghi, e mi fanno queste due domande, cioè come mai la decolorazione molto spesso gonfia e poi perché in polvere invece che in crema, o viceversa? Allora, prima di rispondere... quando vuoi. Esatto, prima di rispondere a queste due domande sicuramente interessanti, io parlerei innanzitutto di quella che è il capello, di quella che è la struttura del capello. E ovviamente inizierei parlando appunto del fusto, come è fatto il fusto del capello. Se noi lo tagliamo a metà, possiamo distinguere le tre sezioni fondamentali del capello. È disposta in maniera verticale, quindi parliamo della cuticola, della corteccia o cortex e del midollo. Iniziamo con la cuticola. La cuticola, quando parliamo di cuticola, parliamo di cellule cheratinizzate non pigmentate, quindi non parliamo di squame, ma parliamo di cellule. Ma non parliamo di cellule singole, che sono attaccate, appiccicate così sul fusto, ma parliamo di vere e proprie filiere di cellule che si arrotolano sulla corteccia, sulla cortex, e sono attaccate alla base, ma sulla parte invece superiore sono libere. E per far capire meglio questa definizione, io paragonerei la cuticola alla spiga del grano. Se noi vediamo la forma della spiga del grano, ha questa forma dove la parte, diciamo, la base è attaccata, invece è libera quella superiore. E quando queste filiere, che più o meno ce ne sono dalle 7 alle 12, nel momento in cui si avvolgono andando ad appoggiarsi l'una all'altra, creando quello che noi chiamiamo effetto a tegolato. Anche qui un esempio banale, così come il tetto le tegole di un tetto di una casa si sovrappongono l'una all'altra, così queste filiere, arrotolandosi, avvolgendo il fusto del capello, si appoggiano l'una all'altra. Quindi questa è la cuticola. Poi la corteccia, la cortex. E qui parliamo ovviamente della vera e propria struttura del fusto, lì dove c'è una grande quantità di cheratina. Quando parliamo di cheratina, parliamo di una proteina chiamata scleroproteina. Perché scleroproteina? Perché per sue caratteristiche, che sono quelle di robustezza, elasticità,
consistenza e forza, viene catalogata come una fibroproteina. È una proteina estremamente complessa. Al suo interno sono contenuti 18 aminoacidi. Adesso non dico i nomi, magari una simpatica che si ricorda è l'asparagina, per esempio. Sto cercando di renderla semplice. No, comunque, si sta capendo benissimo, quindi grazie Andrea. Ok, quindi la cheratina è divisa da due altre proteine. La prima, cheratina filamentosa con filamenti a basso contenuto di aminoacidi solforati, e l'altra, che è la cheratina amorfa o matrice amorfa della cheratina, che invece è ad alto contenuto di aminoacidi solforati. La matrice amorfa della cheratina serve per riempire gli spazi altresì vuoti che vengono creati dalla cheratina filamentosa, quindi serve per riempire. La cheratina filamentosa, tre alfa eliche vengono unite insieme e formano quelle che si chiamano le protofibrille. 6-7 di queste protofibrille costituiscono la microfibrilla. Centinaia di microfibrille costituiscono la macrofibrilla, e centinaia e centinaia di macrofibrille costituiscono poi la cortex, con una struttura che viene chiamata fusiforme, quindi i fusi della cortex. Quindi la struttura della cortex è abbastanza complessa. Quindi l'ho detto veramente in maniera molto semplice. Per, diciamo, andare a stabilizzare tutta questa struttura, ci sono tre tipi di collegamenti che noi chiamiamo ponti, e sono, sicuramente chi ci segue lo saprà, ci sono tre tipi di ponti, che sono ponti di solfuro, sì, ponti di idrogeno o ponti salini. I ponti di solfuro o ponti di zolfo o ponti di cistina, che è la stessa cosa, vengono chiamati legami forti, e sono quelli che praticamente vanno a dare struttura e collegare le varie alfa eliche. È un legame che può essere spezzato soltanto da alcalinizzanti molto forti, come l'ammoniaca. Oh, ecco, con questo che tu hai detto fino adesso mi viene un po' da ridere, perché quando appunto si parla di colorazione, come tu sai, la percentuale delle donne, comunque sia, delle persone che fanno la decolorazione è altissima, e viene sempre presa spesso sotto gamba. Quindi con questa breve carrellata che tu hai fatto, molto esaustiva, e come tu hai detto l'hai semplificata, e spero che facciamo capire quanto è complesso e meraviglioso la struttura del capello, e per questo quanto deve essere rispettata. È per questo che io tante volte invito a scegliere bene, soprattutto nelle qualità e anche in quelli che sono gli atomi d'ossigeno, cioè la percentuale giusta, di non esagerare poi mai troppo, insomma. Infatti noi tecnici diciamo sempre che non è il prodotto che va a sensibilizzare e a rovinare la struttura, ma siamo noi parrucchieri, con il nostro sapere, la scelta appunto della tecnica e anche del prodotto, fare in modo che il capello si sensibilizzi il meno possibile. Quindi questo è un discorso estremamente tecnico e complesso, però come dicevi giustamente tu, ci fa capire quanto meraviglioso, per quanto siamo complessi, è tutto il nostro corpo, perché questa è una minima parte, ma c'è anche di più, insomma, ecco, questa è soltanto la superficie. Certo. E quindi parlavo dei ponti di solfuro, quindi parliamo di legame forte, pensiamo anche agli alcalinizzanti per la permanente, che per poter cambiare la forma, la struttura del capello in maniera permanente, appunto, si vanno a intaccare i ponti di solfuro. E poi abbiamo i ponti, quelli a legame, più debole, che sono appunto i ponti di idrogeno e i ponti salini.
Quindi questo diciamo che sommariamente è la struttura del nostro capello. Perdonami, ho dimenticato il midollo. Il midollo, che diciamo che è la parte più interna, è più presente diciamo della parte del bulbo, man mano che il fusto si allunga viene sempre più a mancare. E all'interno è fatto sempre da cellule cheratinizzate, dove ci sono dei granuli di melanina, delle bolle d'aria e ci sono anche dei filamenti di cheratina filamentosa. Il midollo diciamo che è meno presente in noi esseri umani, più presente negli animali, perché fa proprio da termoregolatore. Quindi ecco questa piccola differenza. Beh, lì le decolorazioni non vengono fatte, quindi è un altro discorso. No. Quindi, a livello diciamo di gare, insomma, per quanto riguarda alcune categorie di animali, come cani, sì, vengono addirittura trattati quello che è il pelo, però è un altro argomento. Sì, lasciamo stare, poveri cani. E quindi Andrea, per quanto riguarda le domande che ti avevo prima anticipato, quindi la decolorazione perché a volte gonfia e perché, quindi in polvere o in crema? Diciamo che in linea generale i decoloranti contengono più o meno le stesse sostanze. Diciamo andando come prima sostanza è il persolfato, i persolfati che servono per dare forza a quello che è il perossido di idrogeno, che è la sostanza che poi va a distruggere quelli che sono i pigmenti. Infatti viene chiamato proprio ossidazione distruttiva dei pigmenti e questo viene fatto dal perossido di idrogeno. Poi abbiamo gli alcalinizzanti. Gli alcalinizzanti, quello più famoso è l'ammoniaca, che serve proprio a gonfiare, e qui ritorniamo al discorso che facevamo prima sul fusto, andiamo a gonfiare la cuticola, quindi la cuticola, le cellule della cuticola vengono separate e per poter far penetrare il decolorante all'interno. Discorso anche della decolorazione in polvere o in crema, perché alcune persone credono che per forza se una decolorazione in crema sia anche più delicata. Quindi è per questo che volevo aprire una parentesi su queste due possibilità, che poi una credo che non escluda l'altra. Ma allora, di tipi di decoloranti oggi in commercio ce ne sono veramente tanti. Esistono quelli in polvere, esistono quelli in crema, esistono quelli in pasta, esistono i balsami, quindi ce ne sono veramente tanti. Anche lì possiamo fare un distinguo. Per esempio, molti preferiscono quello in pasta o in crema rispetto a quello in polvere, semplicemente perché ci sono meno polveri sottili, volatili, quindi che possono magari dar fastidio a lungo andare, creare anche problemi di allergia, ma anche, come dicevi tu, il discorso di aggredire meno il capello, quindi un'azione più leggera come potrebbe essere quello in pasta o quello o i balsami, che hanno un'azione più tenue, più delicata sul capello. Quindi è normale che come i protettivi, come la quantità di protettivi che è all'interno di un decolorante va a mitigare la forza del decolorante stessa, quindi anche la schiaritura sarà una schiaritura più leggera, ecco, più soft. Certo. Sì, e con questo apro io una parentesi, perché ovviamente Andrea, come anche tu, insomma, è molti anni che sei su questo meraviglioso mondo di questo lavoro. E effettivamente ho provato veramente anch'io tantissime aziende, e per quanto riguarda il fatto della decolorazione, la deco che tende a gonfiare, ho visto veramente che ci sono delle volte che è esagerata questa azione, e credo che sia veramente legata anche a un fatto di qualità. Io infatti invito sempre a scegliere e non economizzare appunto mai su quello che sono le qualità delle decolorazioni, perché fa veramente poi la differenza a livello sia di risultato nella struttura e anche nel lavoro che poi ovviamente, insomma, tu mi insegni e noi andiamo a fare. Quello è sicuramente fondamentale. Quando è già anticipo il prossimo argomento, tratteremo dell'aggressione, quindi gli effetti
del decolorante sul capello, capiremo come la scelta del prodotto, la tecnica e quindi soprattutto affidarsi anche a un professionista che sappia valutare anche lo stato di salute del capello, perché è fondamentale capire da dove partiamo. Partiamo da un capello naturale? Partiamo da un capello colorato? Partiamo da un capello decolorato? Ma quante decolorazioni ha ricevuto? Che tipo di porosità ha quel capello? Quindi, quindi usare la tecnica più adatta. Questo è veramente fondamentale per evitare problematiche gravi che soltanto la forbice può risolvere. Ecco. Certo, certo. Ho capito. Quindi, allora, l'argomento del prossimo video quindi sarà danni, diciamo, del decolorante sul capello, giusto? Esatto, parleremo di quello che l'azione del decolorante fa al capello e che i gradi, diciamo, i vari gradi di sensibilizzazione che può creare e come risolverli. Certo, certo. Allora Andrea, io ti ringrazio, insomma, sei stato veramente coinciso, anche perché hai veramente spiegato tantissimo in poco, perché per quanto insomma possa sembrare semplice, il mondo della tricologia inerente appunto al capello è vastissimo, quindi sei riuscito veramente a semplificarlo. Andrea, io ti ringrazio, quindi come abbiamo detto, noi ci rivedremo nel prossimo video e parleremo appunto di danni da decolorante sul capello. Quindi Andrea, io ti ringrazio tantissimo, noi ci vediamo nel prossimo video. E mi rivolgo appunto a chi ci ascolta, vi ricordo che è molto importante che vi iscriviate al canale, perché ogni settimana pubblico dei video appunto per aiutarvi a trasformare la propria passione in un lavoro appassionante, appunto partendo dalla base. Andrea, grazie. Grazie a Mirko, grazie. E grazie a tutti quelli che ci seguono. Grazie.